Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. È il messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Un messaggio dibattuto nel corso del convegno dal titolo Ascoltate, dedicato dalla diocesi di Teramo Atri al mondo dell'informazione, svoltosi all'Università di Teramo in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione e l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Relatore d'eccezione Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Noi dobbiamo semplicemente riscoprire che non c'è dialogo se non c'è ascolto, che a tutti noi piace essere ascoltati e quindi abbiamo anche il dovere di ascoltare, che nell'ascolto dell'altro, quando comprendiamo che l'altro alla fine non è una cosa così diversa da noi, noi possiamo specchiarci nell'altro, insieme possiamo uscire dalle difficoltà, insieme possiamo ricercare la verità, insieme possiamo confrontare le idee. Questo modo di fare comunicazione aiuta a costruire un mondo un po' migliore di quello in cui a volte viviamo, in cui appunto tutti parlano e nessuno ascolta. I nostri editori, le nostre strutture redazionali, comunque il complesso dell'informazione in questo momento tende a privilegiare l'ascolto di altri, della politica, dei potenti e quant'altro. Come recuperare questa nostra vocazione ontologica? Attraverso il rispetto delle regole deontologiche, attraverso lo studio, attraverso la comprensione dei fatti. I fatti non parlano da soli, vanno interpretati. E a noi spetta dare significato e dare senso a questo tipo di fatti. Oggi il ricordo è andato a San Francesco de Sales, patrono dei giornalisti, ma anche a San Tommaso d'Aquino, che perseguiva l'umiltà nella comunicazione, la conoscenza prima di parlare e la formula del a me sembra che e mai io dico che. La conoscenza della realtà è molto più complessa di ciò che noi pensiamo, per cui bisogna fare in modo di non confondere informazioni con conoscenza. L'informazione è certamente più facile e anche più immediata e anche ci dà la sensazione di risultati, ma oggi abbiamo bisogno di una conoscenza che ci permetta di poter costruire il futuro. Particolarmente apprezzata la Lectio Magistralis di Christian Corsi, preside di Scienze della Comunicazione, che ha illustrato quanto sia importante l'ascolto all'interno delle aziende. Un'impresa sostenibile crea valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale.